Ciao i biofili, sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui per parlare di Lui, Blood and Honey, secondo libro della trilogia iniziata con Serpent and Dove, per gli amici Serpente Deodorante di Shelby Maurin, portato in Italia da HarperCollins Italia. A settembre è arrivato appunto in Italia, settembre 2020, anno funesto ma di grandi uscite italiane, è arrivato appunto come grande uscita italiana anche Serpent and Dove, appunto per HarperCollins, e la casa editrice non ci ha fatto aspettare un anno, grazie al cielo, ma solo qualche mese per portarci il seguito di questa trilogia. Blood and Honey è uscito il 4 marzo e oggi siamo qui per parlarne. Vi dirò perché secondo me è bene continuare questa trilogia che a me sta piacendo un sacco. E il terzo e ultimo libro uscirà a fine agosto, è uscita proprio da pochi giorni la cover di Gods and Monsters, ve la metto accanto a me, è stupenda e io non vedo l'ora e magari speriamo che HarperCollins ce lo porti, non dico in contemporanea, ma che comunque non ci faccia aspettare tanto per il terzo e ultimo libro della trilogia La strega e il cacciatore. L'edizione di Blood and Honey è perfetta come quella di Serpent and Dove, la cover è ovviamente quella originale, in copertina rigida. All'interno troviamo anche la mappa, molto importante soprattutto in questo caso, e poi comincia il libro. Fatto in questo modo lo trovate al prezzo di 17,90€. Quindi vi lascio nelle schede per prima cosa il video in cui vi ho parlato di Serpent and Dove se ve lo siete perso, e adesso parliamo invece di Blood and Honey con una piccola precisazione. Iniziamo così. Blood and Honey è stato oggetto ovviamente all'estero di tantissime critiche. Perché? Perché si è scoperto, prima che uscisse il libro, che Serpent and Dove inizialmente dovesse essere una duologia, diventata poi una trilogia per volere della casa editrice originale, dell'autrice stessa naturalmente, e quindi la storia si è allungata da una duologia a una trilogia, le cose da dire diventano molte di più. Quindi Blood and Honey è in realtà un libro che inizialmente non era programmato, nel senso che la storia doveva concludersi con due libri, Serpent and Dove e il seguito, e non anche con un altro libro, quando invece adesso abbiamo Blood and Honey e poi avremo Gods and Monsters. Quindi perché Blood and Honey è stato criticato così tanto? Semplicemente perché è il tipico libro di mezzo. È oggetto della maledizione del secondo libro delle trilogie. Spesso e volentieri i secondi libri nelle trilogie sono quei libri che vengono denominati filler, riempitivi, in cui succede poco e niente e che mandano avanti la storia, certo con delle cosine importanti, ma che rispetto al primo o all'ultimo libro delle trilogie mancano di qualcosa. Ecco, io sono sincera, ve l'avevo già detto nel wrap-up di settembre, quando io ho letto Blood and Honey uscito in inglese, proprio appunto nel mese di settembre, mentre da noi arrivava Serpent and Dove in America, in Inghilterra, arrivava Blood and Honey, io l'ho letto subito perché dovevo sapere. Ecco, in quel wrap-up di settembre vi avevo già detto, sì, effettivamente Blood and Honey è un libro filler. Rispetto a Serpent and Dove succede poco e niente, e la vera e propria azione si ha nelle ultime pagine, nelle ultime più o meno 180 pagine. Mentre è un libro davvero ricco di introspezione, di strategie, un po' di viaggio, di vari meccanismi e intrighi, e molta più esplorazione. Quindi sì, è il tipico libro filler, secondo libro di una trilogia, ma nonostante questo a me il libro è piaciuto un sacco. Io ero davvero spaventata perché avevo letto tantissime critiche riguardo Blood and Honey, perché appunto molti l'hanno ritenuto un libro quasi vuoto. Per me non è assolutamente così. È vero, rispetto a Serpent and Dove c'è meno azione, ma c'è molto altro. E quindi, anche in questo caso, come vi dico spesso e volentieri, lasciatevi scivolare addosso le critiche, che siano persone che vi dicano che è un libro filler, che siano persone che vi dicono è un paranormal romance, sì. E quindi, dov'è il problema? E leggete Blood and Honey, soprattutto se vi è piaciuto, naturalmente, Serpent and Dove, il primo libro, perché ritroverete tantissime cose che avete amato nel primo libro e un bel po' di cose nuove, sebbene l'azione sia per lo più concentrata nelle ultime pagine. Quindi effettivamente si vede che
È un libro che è stato pensato per andare un po' ad allungare il brodo, ma comunque il brodo allungato non è sempre malaccio e le cose che sono dette, che non riguardano l'azione, che vanno appunto ad approfondire, vuoi introspezione dei personaggi, vuoi vanno ad approfondire il world building o a introdurre nuovi personaggi, sono comunque ben scritte e ben elaborate. Quindi, perché continuare a leggere la trilogia iniziata con Serpent and Dove, quindi perché leggere Blood and Honey per tantissimi motivi. Allora, per prima cosa, se avete amato la relazione fra Lou e Reed, amerete anche Blood and Honey, ma attenzione, Serpent and Dove ci ha presentato i due protagonisti come due personaggi che non sapevano inizialmente molto l'uno dell'altra, e c'è stato il trope nel primo libro dell'Enemies to Lovers. Qui i due personaggi si conoscono, ci sono ancora piccoli segreti fra di loro, non riescono completamente ad aprirsi, e qui il problema è proprio la comunicazione. Abbiamo i capitoli sia dal punto di vista di Luke che dal punto di vista di Reed. Vedrete come si passa oltre le prime fasi di una relazione. Si comincia a vedere come lui e Reed appartengano a due mondi diversi che cominciano a collidere e manca fra di loro spesso e volentieri la comunicazione. Troveremo comunque il loro modo di scherzare, il loro modo di amarsi. Le scene che vi sono piaciute in Serpent and Dove le ritroverete anche qui, seppur in maniera un po' inferiore, nel senso che non sono tante le scene d'amore fra Lou e Reed, ma quelle che ci sono da chef kiss. Ma soprattutto, appunto, andiamo a vedere un'evoluzione della relazione perché i due cominciano a conoscersi meglio, hanno tantissimi problemi personali e invece di aprirsi l'uno con l'altra, di dirsi tutto, tengono qualche segreto, non riescono a comunicare, devono a volte essere distanti l'uno dall'altra, e quindi il problema di base di questa coppia in Blood and Honey è la comunicazione. Però a me è piaciuto leggere di loro perché ho visto un altro aspetto, forse sarebbe stato noioso leggere della loro relazione come è stato in Serpent and Dove. Le relazioni cambiano, mutano e si evolvono, e qui si è appunto evoluta. E vediamo degli aspetti anche negativi, perché i due devono imparare a stare insieme. Quindi Lou e Reed mi sono piaciuti sia singolarmente, perché ripeto, hanno entrambi, e lo sapete bene, tante cose da affrontare a livello personale, ma anche a livello di coppia mi sono piaciuti un sacco. E ci sono tante scene che mi hanno fatto venire le farfalle nello stomaco, così come succedeva in Serpent and Dove, quindi su questo io sono molto soddisfatta. Per quanto riguarda ancora i personaggi, ritroveremo i personaggi secondari che abbiamo amato nel primo libro, quindi Ansel, Beau e Coco, ma soprattutto troveremo nuovi personaggi secondari, in particolar modo uno che ormai mi è entrato nel cuore e chi ha letto il libro sa, o comunque per chi non l'ha letto ve lo cito, sappiate che io lo amo, è Claude Devereaux. Io lo amo, lo venero, credo sia uno dei personaggi più belli scritti da Shelby Maurin. È il tipico personaggio misterioso, però ironico, che compare e scompare e che sarà comunque molto importante. E poi abbiamo Nicolina, un personaggio davvero molto enigmatico che mette un po' i brividi. Così come tantissimi altri personaggi li ritroveremo o ne conosceremo tanti altri, perché un altro motivo per cui è bene continuare appunto la saga, la trilogia, e quindi leggere Blood and Honey, lasciando da parte un attimo i personaggi, è l'esplorazione che si ha del world building, perché l'autrice ha voluto esplorare molto di più sia le congreghe delle streghe, sia le creature fantastiche, perché qui fin dall'inizio c'è una creatura fantastica che io amo, che abbiamo ritrovato anche in Harry Potter, in particolar modo nei film Animali Fantastici. Non ve la spoilerò, ma sapete che è una delle mie creature fantastiche preferite, mi piace tantissimo, e il fatto che sia stata esplorata come creatura che deriva comunque dalla Francia, il libro, la trilogia ispirata alla Francia, mi ha reso felicissima. Quindi esploriamo proprio la magia, le creature fantastiche, le streghe, e vengono introdotti anche nuovi personaggi fantastici, in particolar modo i lupi mannari. Quindi c'è una vera e propria esplorazione del world building, sia a livello territoriale, perché ripeto si viaggia molto, sia a livello delle creature, delle persone che vanno a essere presenti in questo mondo, perché nel primo libro abbiamo le streghe, i cacciatori di streghe.
sapevamo che c'erano delle varie congreghe. Qui viene molto più esplorata la congrega delle Blood Witches, le streghe del sangue, ma ci sono anche i lupi mannari, ci sono altre creature fantastiche, c'è una magia diversa, c'è una magia un po' più oscura, anche legata ai nuovi personaggi secondari, quindi l'esplorazione del worldbuilding per me è un aspetto fondamentale di questo libro che lo va a riempire. Effettivamente c'è molta più esplorazione del setting, del mondo creato dalla Maurin, piuttosto che l'azione vera e propria. Quello che manca è effettivamente l'azione, che ripeto c'è nelle ultime 80-100 pagine e che lì è molto concentrata. Inoltre c'è, e credo che ormai si sappia perché praticamente l'autrice lo disse subito prima che uscisse il libro, c'è la morte di uno dei personaggi principali. Quindi brace yourself, preparatevi, perché si soffre ed è scritta davvero divinamente. Mi si è spezzato il cuore, ero in lacrime quando l'ho letto, è scritta veramente bene, ho trovato anche un miglioramento per quel che riguarda lo stile dell'autrice, altro motivo per leggere il libro, notare comunque come l'autrice si stia impegnando per darci di più. E inoltre, proprio nella parte finale, c'è un cliffhanger illegale. Io voglio denunciare l'autrice perché lei, come così tanti altri autori, finiscono questi secondi libri con dei cliffhanger assurdi. Io poi devo aspettare un anno, anche se ormai sono 6 mesi più o meno, per avere il continuo, perché non è possibile farmi un cliffhanger, un finale così e non essere denunciati, cioè non si fa così. Quindi, facendo un brevissimo recap dei motivi per cui secondo me è bene continuare questa saga, lo stile dell'autrice è migliorato molto, si vede la sua crescita e questo può rendere solo che felici i lettori dei suoi lavori. Dopodiché abbiamo una buona introspezione di Lou e Reed, sia presi singolarmente sia come coppia, una buonissima presenza dei personaggi secondari che già conoscevamo, più nuovi personaggi secondari che a me sono piaciuti un sacco, sia quelli buoni, sia quelli cattivi, sia quelli moralmente grigi. A proposito dei personaggi, però, faccio una piccola notazione: c'è giusto una cosa che non mi è piaciuta, un triangolo amoroso che secondo me era evitabile. Tranquilli, non riguarda Lou e Reed, riguarda altri personaggi e secondo me era davvero evitabile. Ma vabbè. Riguardo ai personaggi c'è un grande colpo di scena che riguarda la morte di uno dei principali, c'è il grandissimo colpo di scena finale che è vero e proprio cliffhanger, un finale che vi terrà col fiato sospeso e vi dovrà far aspettare il prossimo libro come io sto aspettando da settembre. Inoltre una grandissima e molto presente esplorazione del mondo, del setting creato dall'autrice, sia per quanto riguarda le persone, le creature magiche e quindi abbiamo lupi mannari, creature fantastiche, ma anche a livello del mondo creato, quindi si viaggia molto e vedrete molti luoghi. C'è la menzione del re, naturalmente, ci sono tante piccole cose che accadono, molte strategie, molte macchinazioni e molta introspezione. E l'azione vera e propria però si concentra nelle ultime pagine, come ogni libro filler. Però rispetto a tantissimi altri libri filler, quindi secondi libri di trilogie, io l'ho trovato migliore, cioè davvero ne ho letti tanti di secondi libri che vengono a essere oggetto della maledizione del secondo libro, e Blood and Honey è decisamente uno dei migliori. Quindi io vi consiglio di continuare per vedere l'evoluzione di Lou e Reed, per conoscere i nuovi personaggi, per conoscere ancora di più il mondo di Serpent and Dove e adesso di Blood and Honey, e quindi spero che continuerete a leggere questa trilogia e poi aspetteremo tutti insieme, soffrendo, perché soffrirete, Gods and Monsters. Non vedo l'ora. Fatemi sapere se voi avete letto questo libro, volete leggerlo, cosa ne pensate. Io vi lascio il link per acquistare la copia cartacea qui sotto l'info box. Ringrazio ovviamente l'HarperCollins per la copia. Ringrazio anche la mia Charlie per avermi trasformata in Lou. Tra l'altro, siete curiosi di sapere perché Lou non ha più i capelli castani ma bianchi? Vi basta leggere il libro. E niente, io spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto, vi abbia dato in qualche modo qualcosa di positivo e vi ringrazio un sacco per ogni commento, like, condivisione, iscrizione. Lo sapete, sono piccoli gesti che aiutano un sacco me e il mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!